Come era prevedibile, in una pillola sola non ce l'ho fatta. Troppi di voi mi hanno chiesto: come si pronuncia il mio nome? Ecco quindi una seconda carrellata di nomi propri di persona. Per alcuni è stato davvero difficile trovare come si pronunciavano. Violetta, Diego. Cominciamo dalle certezze. Fosca si pronuncia con la O chiusa. Fosca. Poi c'è la serie Paese che vai, usanza che trovi. I prossimi nomi si pronunciano diversamente a seconda della nazionalità. Egle è pronunciato in molti modi in giro per il mondo, ma mi sento di dire che in italiano si pronuncia aperto. Egle. Lo stesso discorso vale per Greta, ma anche qui, in italiano, propenderei per la E aperta. Greta. Davide, mi spiace per te. Niente guerra sul tuo nome, ma stai attento. Essendo la I tonica, l'ultima E è atona. Attento a non dire Davide. Cerca piuttosto di chiudere bene la E e di dire Davide. Sei in buona compagnia, Davide, perché anche Federica ed Egidio hanno la I tonica, quindi tutte le loro E sono chiuse. Federica ed Egidio. Se il tuo nome è Teresa, la E va aperta, ovviamente, solo la seconda. Si pronunciano con la E aperta sia Adele che Agnese. In Elio, la E è aperta. Elio e le storie tese. Emanuele si pronuncia con la E aperta. Alfredo, invece, va con la E chiusa. Amelia si pronuncia con la E aperta. Amelia. Nicoletta, che è un diminutivo, si pronuncia con la E chiusa. Nicoletta. Elettra, invece, vuole la E aperta. Ovviamente, solo la seconda. Infine, ma non credo ci siano troppi dubbi, si dice Olga e Sergio. Prima di gettare ancora l'ancora, devo ricordarti di guardare gli altri video e di iscriverti al canale. Prima di gettare ancora l'ancora, per conoscere la pronuncia di un sacco di parole. Tra un po' inizieremo con gli omografi e ci sarà da divertirsi. Si accettano scommesse. Si dirà pene d'amor perdute o pene d'amor perdute? Attenzione, perché cambia parecchio.